qui con Raul al termine del primo tempo, 7-1 degli avversari. Diciamo che l'atteggiamento della tua squadra è stato pessimo. Cioè tu e Coppola siete stati gli unici che ci avete creduto un minimo, gli altri stanno remando contro, secondo me. Che cosa hai da dire tu? Vabbè, togliermi la palla non vuol dire remarmi contro. Lui si sta impegnando. Sì. Ferrandez soprattutto. Cioè, non è che ci ho sperato, si capiva, però sai, uno che ci prova perlomeno dall'inizio, invece no. Non ce l'hanno fatta a impegnarsi pure 5 minuti. Questo secondo tempo magari potrete concentrarvi di più. Forse a furia di calci un po' così concentrano. Siamo qui con i Cerunzi, in particolare De Blasi e Mattiello, al termine della partita. Una partita diciamo che era scritta già dall'inizio, però come ho detto a fine primo tempo gli avversari proprio caratterialmente non sono proprio entrati in campo. Magari poteva finire con uno svantaggio minore. Potevano provarci, sì. Però vabbè, tu hai fatto 6 gol, ti hanno fatto segnare, visto che in campionato hai trovato più difficoltà, che giocavi più dietro. In campionato non mi sono spinto troppo avanti, ma comunque... Vabbè, speriamo di andare il più avanti possibile in questa competizione, soprattutto per la finale. Diamo un bocca al lupo a Giannino per i quarti della semifinale, speriamo di incontrarci in finale. Gli arancini vi hanno mandato la sfida, la scorsa partita, mi hanno sfidato, hanno detto che... perderete, ho detto semifinale, sì. Che maglietta mi consigli di comprare alla fine? Allora, comunque maglietta è molto bella Real Madrid, quando vinco credo di prendermela e poi non lo so. Vado, allora in bocca che continua. Davide Mattiello, grande protagonista anche oggi, in porta anche, sei molto versatile, diciamo ti stai preparando per quest'estate con questo Pippao Avellino, che non si capisce un po' se è più Pippao o più Avellino. È sempre il Pippao, però essendo tema Serie B abbiamo scelto l'Avellino. Mi raccomando, venite in tanti alla Summer Edition, che il Pippao vi aspetta, voglia di riscattarsi. E diciamo per il continuo di questo torneo invece che cosa ti aspetti? I commenti degli arancini che vi hanno mandato questa sfida. Vabbè, ci aspettiamo una partita più combattuta rispetto alle altre del torneo e sempre divertirci. Anche perché durante il giro l'avete sofferto parecchio, l'avete vinto quasi all'ultimo sì, minuto. Sì, contro di loro abbiamo sofferto, però la voglia di comprare la maglia di Chiemello è troppa e quindi devo vincere. Vabbè, allora in bocca al lupo.